poeti, amanti e pazzi si assomigliano, dice Shakespeare. Amanti e matti hanno cervelli così in ebollizione e così fervide fantasie che scoprono più cose di quante non riesca a coglierne il freddo ragionamento. Il lunatico, l'innamorato e il poeta sono infarciti di immaginazione. L'uno vede più diavoli che non ne contenga l'inferno, e quello è il lunatico. L'alto del pare frenetico vede nel volto d'un egiziano la chiara bellezza di Elena, e quello è l'innamorato. Poi c'è il poeta. L'occhio suo, nello squisito delirio, può contemplare il cielo dalla terra e la terra dal cielo. E mentre la fantasia gli va suggerendo forme di cose sconosciute, la sua penna le ferma e ha quei nulla d'aria da nome e sito e dimora. Nel tempo la follia, da un lato, è stata considerata una malattia da curare attraverso l'internamento in manicomio e la medicina. Dall'altro lato, come espressione della vivacità di spirito, è stata spesso ospitata da poeti e scrittori nelle loro opere. In Shakespeare la follia è presente nei suoi più diversi aspetti e anche come esasperazione di un sentimento come l'amore. L'amore è cieco, nasce di colpo e altrettanto di colpo svanisce. Folli per amore, gli innamorati sono diversi. Per chiudere un pochettino questo argomento, vi leggerò con la parte finale di Otello. Quindi, quando narrerete questi tragici avvenimenti, parlate di me quale io sono. Non attenuate nulla, dovrete dire allora, di uno che amò senza saggezza, ma con troppo amore. Di uno non facile alla gelosia, ma che istigato giunse alla follia estrema. Di un uomo la cui mano, come farebbe un povero indiano, gettò via una perla, più preziosa di tutti i suoi tesori, i cui occhi tristi, poco abituati alla commozione e al pianto, piangono lacrime fitte come le gocce di resina degli alberi d'Arabia. Ditelo questo. Non mi ricordo più. A chi devo sparare per prima? A mio marito o all'amante? Paolo! E adesso cosa devo scrivere io? Ma quella che capita? Ma che bello! È da rifare! Tutta? Sì, sì! Rifare! Sì, tutta da rifare, no, non se ne può più! Poi la è il collo! Fai la foto a lui, dai! Visto che dobbiamo ricominciare! E la follia che non tutta ci sta. Cosa devi scrivere io? Come fai a non ricordare queste cose? Cosa scrivo io di sopra? La colpa è sua. Cosa scrivo? Quattro parole. Com'è che non l'hai istruita bene la nostra ragazza? Per me poteva sparare chiunque. Non è bello però.